Giovanni Soprano e Elena Cozzina, protagonista qui a Rione in Vulture, grazie al mensile di informazione e cultura 7 giorni Lucano Info Vulture, in questa cornice bellissima del giardino di Palazzo Fortunato. Un concetto della pace con molti significati. È stata una serata molto commovente. Mi è stato proposto fare questo concerto dedicato alla pace, tema adesso per me molto sentita, perché diciamo in qualche modo mi tocca, sì, mi porta tanto dolore, e perciò mi ha fatto grande piacere fare questo concerto, soprattutto in questo posto meraviglioso. Abbiamo scelto un programma molto interessante, in diverse lingue, con un messaggio che la musica può riunire le persone contro la guerra. Noi siamo contro la guerra, noi siamo per la pace, e così. Il 12 giugno sei stata protagonista a Napoli per la giornata dedicata alla Russia e hai ricevuto un riconoscimento. Sì, è stata festeggiata questa grandissima festa russa a Napoli, un evento organizzato dal consolato russo a Napoli. È stato anche diciamo un evento che ha riunito diverse persone russe da diverse regioni d'Italia. Anche questa festa è stata festeggiata in diverse città in Italia, a Milano, a Roma. Io sono stata alla festa a Napoli, abbiamo cantato la musica russa, avevo anche un cappello tradizionale russo, anche perché sono tornata da poco dalla Russia, e per me è stato molto piacevole che il mio ritorno in Italia è iniziato sempre dalla Russia, iniziato con la musica russa. Nella scaletta che riguarda le tue esibizioni, quali sono gli autori e compositori preferiti che scegli? Mi piace la musica classica, l'adoro, e anche mi piace la musica contemporanea, così come Morricone, Bocelli, diciamo la musica più semplice che arriva più facilmente ai spettatori. Cosa stai preparando per i prossimi mesi? Ce l'ho, come sempre, diversi progetti. Mi piace studiare nuovi brani, trovare qualcosa, immaginare qualche concerto particolare dedicato. Dedicate a diverse, diciamo, mi piace scegliere un tema e dopo trovare i brani adatti, diciamo entrare in musica, così. Oltre anche sto preparando ruoli d'opera. Cos'è per te la musica? Per me la musica è un rifugio dalla quotidianità, dai problemi, diciamo un spazio dove mi sento felice. In ultimo, Elena, l'obiettivo che vuoi raggiungere, il tuo sogno? Da poco ho iniziato anche a insegnare, perciò adesso, oltre ad arrivare alle mie soddisfazioni professionali come artista, io voglio anche raggiungere l'obiettivo di trapassare le mie conoscenze e il mio amore per la musica e l'altri. C'è sempre comunque l'Italia e la Basilicata nel tuo cuore? Sì, sì. Certo, è diversi anni che sono stata qui, sì, è una grande parte del mio cuore, sì.